avanti, faccio una parentesi, sulle sedie avete trovato un piccolo questionario che abbiamo pensato di proporvi, perché se vi fa piacere compilarle, lasciarcelo oggi piuttosto che portarcelo nei prossimi giorni in municipio, può essere già una base di partenza al prossimo incontro, cioè potremmo già avere alcuni dati da cui iniziare a fare dei ragionamenti concreti. Abbiamo finito con le presentazioni che avevo piacere di farvi, come vi dicevamo e come è stato ripetuto più volte, questa è una serata in cui parlano tutti, in cui possono parlare tutti, perché l'obiettivo è costruire un gruppo di lavoro e rivederci anche in futuro. Per cui io apro la discussione, se qualcuno ha voglia di iniziare a dire qualcosa, di rompere il ghiaccio, partendo da, semplicemente da, magari dalla volontà o meno di provare a ragionare su questi temi, anche partendo dalla propria casa, insomma, dalla propria abitazione, fino ad arrivare a cosa insieme vogliamo provare a proporre al resto della popolazione di Sant'Orso, insomma, per costruire degli strumenti efficaci che ci portino a passare da quello che abbiamo scritto, e quindi da parole, vorremmo abbattere del 28% le nostre emissioni e anche le nostre spese, magari, a qualcosa invece di reale, misurabile e verificabile sul territorio. Quindi a voi la parola. Chi risponde poi alle domande? Beh, possono essere domande o osservazioni, se hai una domanda falla a chi te l'ha sollecitata, proposte. Posso dire una cosa? Io sono Stefano Rosetto, ciao a tutti, e mi aspettavo di vedere magari un slide, un qualcosa, un qualche numero più preciso per quanto riguarda a livello economico quanto si può risparmiare e i costi che si sostengono inizialmente per allestire una casa ideale. Non so se avete qualcosa già preparato magari per i prossimi incontri. Intanto questo volantino che avete trovato sulla sedia risponde in parte alla tua domanda, nel senso, tra l'altro anche questo è il lavoro di una studentessa, tirocinante anche lei, che ci ha fatto, si è studiata il tema e ci ha fatto delle infografiche. In questo foglio voi trovate, ovviamente sono, come dire, delle percentuali spannometriche, perché poi cambia di caso in caso, però quanto per ciascuna tipologia di intervento potrebbe essere possibile risparmiare, sia in emissioni che ovviamente in bolletta. Sì, sui costi dipende, ci sono diverse variabili, naturalmente se si tratta di una casa singola piuttosto che di un condominio dipende anche dalle condizioni iniziali e dal livello di approfondimento che si vuole avere con la ristrutturazione. Se parliamo di una centrale termica di una casa singola potrebbe costare dai 3 ai 5 mila euro inizialmente. Se si vogliono fare anche gli infissi la spesa potrebbe essere simile, per dire, però sto parlando di una casa intera. La coibentazione può costare 50 euro a metro quadro di superficie coibentata, cioè ci sono tutta una serie di calcoli. I costi iniziali possono essere importanti ed è per questo che esistono incentivi ed è per questo che esistono meccanismi di finanziamento. Non dimentichiamoci che adesso, al momento, gli incentivi che lo Stato ci mette a disposizione sono soprattutto le detrazioni fiscali. Bisogna vedere se c'è effettivamente la capienza fiscale, cioè noi possiamo recuperare dalle nostre tasse il 50% degli interventi che facciamo, o il 65% a seconda del genere di intervento. Bisogna, in 10 anni, bisogna assicurarsi di pagare una quantità sufficiente di tasse per poter rientrare da questo genere di investimento. Ci sono anche altri tipi di incentivi, che sono ad esempio i titoli di efficienza energetica, che vanno però o soprattutto a favorire gli interventi da parte delle aziende o da parte di gruppi di cittadini piuttosto sostanziosi, perché c'è una soglia minima da superare. Se c'è la capienza fiscale, comunque resta al momento l'incentivo migliore.
Il conto energia fotovoltaico era un incentivo eccezionale, è funzionato molto, è stato bravo, fortunato chi è riuscito a farlo. Abbiamo pagato molto quell'incentivo là, però insomma è stato molto, molto favorevole. Adesso secondo me è importante pensare a meccanismi finanziari di autofinanziamento, sostanzialmente di pagare con il risparmio. I tempi di ritorno possono essere anche abbastanza lunghi, soprattutto se si tratta di opere di coibentazione, cioè di isolamento della casa. Chiedo io? Sì. No. Già partendo dal fatto che non siamo tecnici, ok? Io vorrei proporre forse che per la prossima riunione, se ci sarà la prossima riunione, ci sia già un esempio del tipo, se troviamo 10 persone, 20 persone, riusciamo ad avere, ad abbattere i costi di un pannello solare già come marca, già con certe caratteristiche del 20%, in modo che possiamo già avere un inizio, insomma, perché a fatti riusciamo a capire, io credo almeno, se mi viene fatta una proposta, io da privato so già il costo che posso avere da privato, però se qualcuno del comune si impegna già a raccogliere certi tipi di informazioni, forse il privato è più incentivato, credo. Il percorso vorrebbe essere questo, però come dicevo prima, per dare informazioni abbiamo bisogno di informazioni fino a un certo punto, cioè noi possiamo pensare a degli interventi base abbastanza semplici come dicevi tu, solari, finestre. È già diverso perché ad esempio i pannelli solari noi possiamo pensare, il pannello solare tecnicamente è molto semplice perché abbiamo una serie di moduli, sì, e possiamo definire quanto ci costa al metro quadrato. Sì. A kilowatt, a metro quadro, sì, a seconda se è acqua, se è per produzione di energia elettrica o di acqua calda sanitaria. Quindi dal punto di vista tecnico è abbastanza semplice. Per quanto riguarda le caldaie può essere un po' più complesso perché abbiamo una tipologia di, o abbiamo una varietà di modelli e di necessità infinita, cioè abbiamo delle potenze di caldaie che vanno dai 3 ai 100 kW a seconda dell'utenza. Dovremmo sapere com'è la caldaia adesso, quanto consuma e quant'è la spesa, cioè l'idea di raccogliere i dati, sì, adesso riguardo i consumi, riguardo la dotazione attuale, serve proprio per fare delle proposte concrete. È chiaro che possiamo fare alcuni esempi, la prossima volta che ci troviamo cominciamo a ragionare direttamente su alcuni esempi concreti, quanto può costare il metro quadro di pannello solare termico, quanto può costare il kilowatt di pannello solare fotovoltaico, quanto può costare una caldaia a condensazione, una stufa a pellet e quant'altro. Possiamo fare una rassegna di tecnologie possibili, costi, per farci un'idea un po' più precisa. Capire quante persone devono partecipare per raggiungere questi costi anche. Per arrivare a quel livello di calcolo ci vorrà un po' più di tempo. No, perché ammettendo che una persona si possa anche fidare dei tecnici, visto che voi siete tecnici, io so che devo mettere su pannelli solari, mettere su una macchina o un'altra, a me sinceramente non può interessare. Però se mi dite, secondo noi questo è il top che riusciamo ad avere a questo posto qua, se riusciamo ad arrivare in 20 famiglie, voi io mi metto subito. L'idea non sarebbe quella di fare. L'idea non sarebbe quella di fare una proposta diretta, no? L'idea sarebbe quella di fare un'analisi di quelli che sono i bisogni e poi fare una sorta di invito, di bando a diverse aziende a fare delle proposte. Sì. Mettere a gara, no? Certo, si mettono a gara diverse, in concorrenza diverse aziende che facciano un tipo di proposta e poi il gruppo di lavoro sceglie la proposta più conveniente. Non è che noi facciamo delle proposte, noi possiamo fare delle rassegne tecnologiche. Perché dal prossimo anno, in teoria, il 2016, dopo quest'anno siamo stati fortunati perché hanno portato avanti un po' incentivi, dal prossimo anno, il 2016, riportano al 32%. Speriamo di no, però
di un anno riusciamo a creare questo gruppo di acquisto, a convincere tutti a capire qual è il modello, a capire qual è il prezzo, proporlo, accettarlo, pagarlo, fare l'installazione, le carte, i documenti, punto di domanda. Difficile. Allora, sì, no, ma ok. Allora, ci sono due fasi di lavoro. La prima fase preparatoria in cui il gruppo di lavoro predispone, raccoglie i bisogni, predispone una sorta di bando di gara, appunto, una sorta di capitolato di gara, sapendo quali sono le necessità dei cittadini. Dopodiché, ipotizziamo, stiamo parlando di proposte, si potrebbe fare una gara dal momento in cui l'azienda o un consorzio di aziende locali, quello che è, vince la gara, da quel momento il rapporto passerebbe da privato a privato, quindi farebbe probabilmente un contratto con i singoli cittadini. Immagino, poi il gruppo di lavoro deciderà anche questo tipo di formulazione. Serve anche fare uno studio sulla possibile contrattualistica che il fornitore deve avere con il cittadino. Io non posso garantire che facciamo tutto questo in un anno, cioè è abbastanza difficile. Non escluderei neanche che il governo pensi a qualche altro tipo di incentivo che sposti la tecnologia da qualche altra parte e renda conveniente qualcos'altro, insomma. Non abbiamo la sfera, non sappiamo, è chiaro che tentiamo però di prendere quello che è l'opportunità del momento, insomma, o di quest'anno. Sì, sì. Altra domanda, scusi. Eventualmente quali potrebbero essere i posti dove stoccare la quantità di materiale che si va a reperire? Nel senso, l'esempio del pannello solare fotovoltaico che sia. E chiaramente la ditta ha interesse quando mi manda un camion, quindi un bel numero di elementi, perché se me ne manda un camion ogni volta comincia anche lei a perdere il suo interesse. Quindi bisogna capire, cioè sarà interessante capire anche dove andranno stoccati questi elementi che poi il privato può andare a prendere con... Andare a prendere, io metterei anche l'installazione sinceramente nel pacchetto che l'azienda può offrire, cioè poi ci possono essere alcune cose che magari un privato si installa tramite il suo idraulico, se pensiamo a valvole termostatiche per un condominio o cose del genere, però il principio sarebbe quello che la tutela del gruppo di lavoro al cittadino arriva fino alla fase di installazione e alla fase di contrattualistica, in modo che il cittadino abbia la possibilità di avere, o il partecipante abbia la possibilità di avere il lavoro fatto con una certa garanzia e con un contratto ragionevole, quindi non credo che ci sia bisogno di uno stoccaggio di materiali al momento, a meno che si parli di stufe a biomasse, però è un altro discorso. Però potrebbe essere, per dire, lei diceva che magari l'azienda fornisce anche l'installazione, quindi le cose in opera, diciamo, no? Sì. Però nel caso in cui diversi cittadini, come il signorella in fondo, dicesse io ho interesse a farla in tempo zero perché ho già le carte presentate in comune, allora non potrebbe essere più interessante sentire procedere l'acquisto. No, io dico procedere con la, sentendo anche la manodopera presente nella zona, ok? Per dire, guardate, visto che siete nel settore anche voi e che siete interessati, perché io faccio gruppo d'acquisto per prendermi, che mi sto parlando solare, fotovoltaico, per venire a installarlo siete disposti a fare un prezzo competitivo oppure vi consorziate in modo che abbiamo la possibilità di installarlo in tempo zero tutti quanti? Ah, lei dice proprio se arrivassimo a fine anno dell'anno prossimo per avere in tempo tutto qua. Sarà un attimino contingentata anche la proposta che stasera è stata messa in campo. Per capirci, il comune non fa e non può fare l'intermediazione tra i cittadini e l'azienda X e Y. Cioè il comune non vi potrà mai dire guardate che il pannello di Marco
è migliore del pannello di Lisa, perché non è il suo ruolo e non lo può proprio nemmeno fare, no? La proposta che stasera vi abbiamo fatto è: pensiamo, a partire dalle interviste, che ci sia un interesse diffuso e convergente nel fare interventi di efficienza energetica che possano generare dei risparmi. Sappiamo, per altre esperienze che sono già state fatte, che metterle insieme può generare un ulteriore vantaggio e può aiutare le persone a farlo. La proposta che vi facciamo è di costituire un gruppo di lavoro. L'abbiamo chiamato gruppo di acquisto energetico perché in altri posti sono chiamati così, ma potremmo chiamarlo in qualunque altro modo. Che faccia cosa? Uno, che capisca quali sono gli interventi che tutte le persone interessate hanno bisogno di fare. Ci sarà chi dirà cappotto, chi caldaia, chi fotovoltaico. Su quali di questi interventi si può lavorare insieme? Lo troviamo insieme. Su questi interventi costruiamo le modalità per averne i vantaggi maggiori. In alcune realtà si sono costituiti in associazione, in altri in cooperativa e hanno selezionato l'azienda, il gruppo di azienda, attraverso una gara che offriva le condizioni migliori di fornitura, di montaggio, di successiva assistenza, eccetera, eccetera. In tutto questo, che ruolo ha il comune? Il comune può dare il massimo del suo supporto a questa iniziativa. Poi il comune deve fare le sue azioni ovviamente sul paese, non è il suo mandato fare gli interventi sulle abitazioni private, però siccome è un interesse di tutti, può supportare dando aiuto tecnico dove è in grado di farlo, favorendo il fatto che possiamo trovarci qui tutte le volte che decideremo di farlo, eccetera. Qual è il ruolo di Sogesca, attraverso il progetto che vi ho presentato prima? Darci il supporto tecnico, come sta facendo anche in questo momento, di cui abbiamo bisogno, perché noi a un certo punto ci porremo il problema: ma è meglio fare il fotovoltaico oggi o è meglio fare qualcos'altro? Qual è il modo migliore per convincere delle società ESCO che i nostri interventi sono interessanti da finanziare? Quali sono gli incentivi e le detrazioni? Magari ognuno di noi non lo sa, Federico tendenzialmente lo sa, come sta dimostrando anche stasera, e o ci i miei tecnici una, o comunque alle spalle, ma altri colleghi, e quindi ci possono aiutare in questo. Quindi la proposta, per chiarirla, è: iniziamo a lavorare insieme, troviamoci già tra 2-3 settimane quando abbiamo fissato, e intanto iniziamo a dirci: vorrei fare questo, vorrei fare quello, come lavoriamo insieme, come individuiamo gli interventi, su quali temi vogliamo lavorare, per poi arrivare a gennaio, a partire a metà gennaio, facciamo 2-3 incontri per arrivare a metà gennaio e dire: bene, adesso si parte, abbiamo deciso di fare il gruppo di acquisto energetico, vogliamo fare tutti la caldaia, oppure 50% la caldaia, 50% qualcos'altro, iniziamo a cercarci le cose da fare con l'aiuto di Federico, con l'aiuto del comune, con l'aiuto di altre persone che chiameremo se avremo bisogno di altri aiuti, per arrivare, se ce la facciamo, nei tempi più brevi possibili, a iniziare a fare gli interventi, ovviamente tempi tecnici, che però dipendono anche da tutti noi, perché possiamo decidere di trovarci una volta ogni 3 mesi o una volta alla settimana. Decidiamolo insieme, perché è un pezzo di strada che dobbiamo fare collettivamente. Ma possiamo chiederlo adesso? Cosa? 5 minuti? 2 minuti, facciamo il giro delle persone, vediamo un attimo le esigenze, perché le persone sono qui. Le esigenze delle persone, credo che può essere un'ottima idea. Cioè, sono qua solo per informarmi, oppure sono qua perché lo... No, proposta. Moreno mi pare del fondo da un po'. Se mi consentite un secondo, però. Secondo me abbiamo parlato di energia, di riscaldamento, e abbiamo trascurato il discorso del riscaldamento a legna. E non è una cosa secondaria, io vedo che sempre più persone prendono la stufa a legna, procurano la legna, vanno a tagliarla nel bosco o purtroppo la comprano da quei grandi camion che arrivano dai paesi dell'est, che fanno 1.500, 2.000 km e consumano gasolio, consumano gomma e la portano qua al buon mercato, chissà per quanti anni ancora. Ecco, e questo perché? Perché molta gente ha paura che i russi ci chiudano i rubinetti del metano, il metano costa sempre di più, altre fonti energetiche è difficile affrontare una spesa di pannelli solari, fotovoltaici, eccetera, e poi
il comune può dare una grossa mano in questo. Abbiamo a chilometro zero il Monte Sumano, che è ricchissimo di legna, perché negli ultimi 20, 30, 40 anni nessuno più è andato a lavorare nel bosco, a pulire, a curare, a tagliare le piante vecchie. E io ho 54 anni, ma 40 anni fa mi ricordo le varie località, partendo da Rialta, alla Roagna, partendo dalla Possa di Baiana, eccetera, e dopo le parti qua verso Piovene, erano dei giardini, la stragrande maggioranza. Si tagliava la legna, si tagliava l'erba, si curava. Adesso ho fatto di recente delle passeggiate in vari posti e ho visto l'abbandono totale. Solo con la legna secca si potrebbe riscaldare Sant'Orso, Schio, per anni e anni. Per non parlare della Val dell'Orco, un brutto episodio che è successo l'estate scorsa, quella grande bomba d'acqua che è arrivata da Siero a Velo d'Astico e poi è entrata nei Tretti, ha sconquassato la Valle dell'Orco. Per una stradina, per un sentiero che c'è, si può rendersi conto quante piante sono morte, sono crollate, anche con radici per aria, molte sono finite giù nella valle e molte sono finite al ponte Timonchio. Ce n'erano quintali e quintali piantate sotto là, che se un altro po' arrivavano, formavano una diga, straripava e finiva tutto giù a Santissima Trinità, che già ha avuto problemi di inondazione. Per cui, l'ho già fatto in altri ambiti e in altre epoche questa proposta. Non sono stato tanto preso seriamente, perché si dice dai, finirà la crisi e torna da nuovo l'abbondanza, eccetera. Comunque, secondo me, è da valorizzare e da dare la possibilità ai cittadini di Sant'Orso di lavorare e coltivare il nostro Monte Sumano. Basterebbe in pochi punti allargare quelle vecchie stradine che una volta si facevano con le isole, con i carretti o con le carriole, e dare la possibilità di arrivare ai boschi, perché succedono cose stranissime. Addirittura i boscaioli, quelli che tagliano molta legna, sono costretti a tirare in su con le teleferiche le legna da mezzo monte fino alla strada taglia fuoco. È incredibile, la legna starebbe bene tirarla in giù, è naturale, no? La devono tirare in su per dopo avere un minimo di strada camionabile e portare giù la legna. E basterebbe allargare le vecchie strade, i vecchi sentieri, e secondo me molta gente del paese a chilometro zero comincerebbe al sabato e alla domenica a fare quel bellissimo sport che è la coltivazione del bosco. Pulire, togliere la legna secca, coltivare le piante. Potrei farvi altri esempi e parlare ancora per minuti e minuti. Vi dico solo che a 50 metri dalla nostra chiesa parrocchiale ci sono due o tre esempi di piante antiche, grosse, vecchie, che prima o dopo cadranno e faranno disastri, perché appunto il bosco è stato abbandonato. Ecco. E secondo me, se il comune, che ha gli attrezzi, ha le attrezzature, ha le persone, se avesse un po' di tempo in certi punti ad allargare certi punti strategici di questi vari sentieri, la gente potrebbe accedere a tutto il Monte Sumano, perlomeno nella parte bassa, che è quella più ricca di legna. E non credo che si inneschi un meccanismo di devastazione o di depredamento. Tutto qua. Sì, allora, dalle interviste effettivamente è uscita anche da più di una persona questa richiesta. Infatti una delle tematiche che ovviamente, cioè, adesso non c'è nella slide, ma una delle tematiche che era uscita, una delle proposte, era anche questa di riprendersi cura un po' del Monte Sumano e di sfruttare il legname. Chiaramente ci sono tante questioni da affrontare in merito, per esempio le proprietà private dei boschi, però chiaramente se c'è un gruppo di lavoro che dice, o un sottogruppo di lavoro che dice ok, io mi occupo di questa cosa, si può cercare di capire con che metodi, con quali strumenti potrà anche sfruttare questa risorsa che abbiamo. L'idea di creare un gruppo di lavoro, al di là del gruppo di acquisto energetico, che in realtà sono due cose leggermente distinte, nel senso che il gruppo di lavoro va ad analizzare quali sono tutte le diverse tematiche e con un metodo che si deciderà appunto assieme, andrà ad analizzare le diverse tematiche su cui
c'è da affrontare, tra cui ci sarà di sicuro la questione del gruppo di acquisto energetico, tra cui ci saranno tante altre tematiche da portare avanti. Quindi si potrà per esempio lavorare in sottogruppi, oppure gran parte del gruppo si occuperà di una cosa e un altro gruppo si occuperà del resto, visto che comunque la parte, probabilmente la parte di gruppo di acquisto energetico è un argomento bello grosso e è una questione che a molti interessa. Comunque non sono da trascurare appunto tutte le altre proposte che sono state fatte da voi cittadini durante le nostre interviste. Creare il gruppo di lavoro è anche dire prendiamo in considerazione tutte, ovviamente non si potranno attuare tutte, però vediamo in quali veramente vogliamo iniziare a lavorare per fare qualcosa. Allora, io volevo creare un po' di sensibilità su un tema che è stato citato, ma mi pare sia passato, si dice, un po' troppo velocemente, che è quello che riguarda l'azionariato popolare. È stato proposto per la caldaia, la famosa caldaia a legna da cambiare le scuole. E a suo tempo, diciamo, già un po' lavorato in questo gruppo che si è riunito durante le giornate dell'anno scorso della scuola dei beni comuni. Però io ritengo questo uno strumento assolutamente aggredibile anche sotto molti altri profili e ha due vantaggi. Uno è quello che coinvolge persone che magari non sono necessariamente, non hanno magari un tetto dove attaccare i pannelli fotovoltaici, per esempio, però sono sensibili a tematiche di carattere ambientale e quindi avrebbero, come si dice, uno sfogo, uno sbocco, una opportunità sotto questo profilo. L'altro è quello di, come si dice, creare finanza locale. Quindi è un obiettivo secondario, muove lo stesso risorse, fa bene un po' a tutti quanti, fa bene soprattutto a chi partecipa e di fatto è un sistema molto locale di gestire un problema che altrimenti ci scappa sempre dalle mani, finanza, soprattutto non possiamo mai gestirla in maniera, come si può dire, locale. È sempre una cosa che ci passa sopra la testa, anzi per fare queste cose andiamo a prenderci i soldi a Bruxelles, che è una bella cosa, visto che sono bene o male tasse nostre, però forse, come si dice, abbiamo anche questa risorsa possibile e plausibile. E secondo, il metodo si può applicare a tutto, non solo alla caldaia delle scuole, a qualsiasi intervento, di qualsiasi tipo, che sia più, come si dice, questi hanno un valore energetico, ma potrebbero essere anche, come si dice, estendibili a interventi di carattere sociale, se ci pensiamo bene. Colgo una sollecitazione di Moreno rispetto alle caldaie, questa era una notizia, la Regione Veneto ha messo un bando per le stufe a legna. Se riusciamo a pubblicarlo, Marco, ci farà piacere. Grazie, perfetto. Li abbiamo visto ieri. Conclusivo, il mio dovrebbe essere il mio intervento conclusivo. Allora vado io, visto che voglio concludere, signore. Niente, il discorso è come quello di prima, almeno non è altro che una proposta come la precedente, quindi quella di dire, ok, visto che siamo sensibili a queste tematiche, però magari non tutti siamo tecnici, cerchiamo di capire, andando da un tecnico, quali sono i miglioramenti che posso fare a casa mia, poi andrò nel mio gruppo e vedrò in base a quello che mi ha suggerito il tecnico, quindi se mi conviene cambiare, mi conviene fare la documentazione del tetto piuttosto che cambiare i serramenti, piuttosto che tutto quanto insieme, anche in base alla disponibilità economica, e poi successivamente in base a questo partecipare a un gruppo di acquisto, perché altrimenti magari uno dice voglio rifarmi il tetto nuovo e poi scopre che magari era già isolato, per dire una un po' così. Vado avanti, visto che... Buonasera a tutti, io sono Dario Dalla Vecchia, per chi non mi conosce sono il presidente di Confartigianato del territorio, rappresento le piccole e medie imprese, per cui sono venuto grazie dell'invito, ma soprattutto grazie a chi ha organizzato questo incontro. Ho visto nascere il paese Sant'Orso, l'ho visto nascere anche qualche altra parte, complimenti perché abbiamo fatto veramente passi da gigante. So se sia tutto merito del sindaco, per cui io mi rivolgo al sindaco. Complimenti. Cosa ho visto di interessante questa sera seguendo
dibattito, l'intervento. Innanzitutto ho visto la partecipazione dei giovani, è l'elemento secondo me determinante, perché per questo processo, che non è che si fa ieri, ormai è troppo tardi, fra l'altro tempo ne abbiamo già perso, dobbiamo recuperarlo. Comunque questi sono interventi che vanno al medio e lungo termine, questo chiaramente è più rivolto a chi deve investire nel loro futuro, più giovani. Vedere sensibilità da parte loro vuol dire che il tema è centrato. Poi ho bravi quelli che hanno fatto gli interventi, sono stati tre, li ho visti, ma secondo me sono un po' di più. Bravi perché hanno investito sul loro benessere, ma hanno dato un segnale importantissimo per me, perché si può sviluppare, crescere, sono sinonimi, in maniera sostenibile. Non rischiamo magari di interpretare il PAES, che è l'acronimo del patto delle azioni di energia sostenibile, con il fatto di spegnere le luci. Dico, sono due cose diverse. Certo che si può spegnere le luci, si deve spegnere le luci quando sono un costo superfluo, un consumo superfluo, ma dobbiamo innanzitutto cercare forme alternative comunque per mantenere certo benessere. È stato detto prima, alla fine di tutto il ragionamento, la cosa più apprezzata è stato il benessere. Il benessere a costo basso e impatto zero, credo che sia il risultato che oggi la tecnologia ci può dare. Per cui io che rappresento le imprese, veramente questa sera vedo che qualche passetto avanti nel senso della strada giusta che abbiamo fatta. Ho visto anche qualche intervento importante come il suo, io vedo dei professionisti qua, so che avranno sicuramente lavorato su questi progetti, oltre che professionisti che devono chiaramente intervenire per fare questi tipi di intervento, abbiamo tantissimi bravi professionisti, visto che si tratta di in qualche modo gestire anche un'economia locale che ha chiaramente delle ripercussioni benefiche sul territorio. Utilizziamo noi professionisti, adesso ne abbiamo uno di Padova, perché Padova sono bravi, per cui è giusto che il nostro presidente arrivi di Padova, però per carità, in questo modo dico, facciamo gareggiare anche i nostri pensatori e niente. Ultima cosa, lo diceva, e qui ho fatto un po' ironicamente, giustamente il consulente diceva, ci ha dato la patata più difficile da svolgere, no? più scottante. No, il comune ha fatto bene nel dire dove andiamo di recuperare la maggior parte dell'impatto ambientale. È stato detto che consumiamo il 30% sulle abitazioni e il 5% sull'utilizzo pubblico, diciamo, dell'energia, giusto? Sono due dati che sono stati detti. Beh, sono 35 e l'altro 65 chi lo consuma? Lo consumiamo noi. Lo consumiamo noi, dico noi perché prendo la responsabilità. Cioè lo consumano le attività produttive, siano loro agricole o loro industriali. Per cui chiaramente capite che un'amministrazione che ha margini, non so, sul 35% è chiaro che va a cercare di recuperare quel 28% su quel 65% che andiamo a consumare. Per cui è vero che ha delegato una responsabilità perché è impegnativo. Ma non ha delegato, ha delegato perché ha dato l'incarico di dire andate lì perché è giusto. E su questo mi permetto di dire che chiaramente ci rendiamo conto di questo, che non è una cosa che abbiamo deciso noi, è una cosa che si è fatta così. C'è grossa sensibilità da parte delle imprese, sicuramente da parte delle associazioni di categoria, e qui già abbiamo fatto qualcosa in qualche altro comune. Un suggerimento che do ai ragazzi, mi complimento ancora per il lavoro che state facendo, create una commissione ad hoc con un gruppo di lavoro, si chiama gruppo di lavoro per il tipo delle attività produttive oppure agricoltura così. Secondo me è interessante. Le risposte le dobbiamo darle perché 20-20-20 non so se sia una data che poi all'italiana o all'europea andremo a fare qualche dialogo, ma certo che la dovremo rispettare. Per cui anche su questa partita noi ci siamo. Grazie. Posso dire una cosa forse? Giusto per capirsi sulla funzione del gruppo di lavoro e sulle varie attività.
in effetti forse non ho spiegato abbastanza bene la discontinuità tra gruppo di lavoro e gruppo di acquisto energetico. Il gruppo di lavoro, secondo noi, potrebbe occuparsi di tutte le attività inerenti o di buona parte delle attività inerenti la realizzazione del PAES e la realizzazione delle azioni più difficili, cioè quelle che non sono in capo direttamente al comune, quindi favorire aziende e cittadini. Potrebbe sicuramente andare a lavorare su tutte e tre le azioni che abbiamo menzionato stasera, quindi gruppo di acquisto energetico, riconversione energetica del tessuto industriale e azionariato popolare per diversi tipi di attività. Quindi potrebbe essere, o dovrebbe essere, è inteso come un nucleo operativo che si occupa poi di diverse attività a seconda di quella che è l'opportunità o la necessità del momento. Noi abbiamo pensato a tre azioni nell'ambito di questo progetto. Questa è la proposta al momento. Il gruppo di lavoro lavorerà sicuramente su tutte queste azioni. Io ho concluso questa precisazione. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Adesso ho proposto prima anche un sondaggio, se qualcuno ha voglia di... Se no, se preferite potremmo anche dirci, visto che vi abbiamo lasciato questo piccolo questionario, magari questi i bisogni, i primi, non c'è la domanda, ma i primi bisogni che vi vengono in mente, le prime cose su cui vorreste lavorare, ce le potreste anche scrivere lì. Se non ci sono altre osservazioni. Prego. Per esempio, una famiglia adesso decidesse di fare un investimento come ha fatto loro, ad esempio, delle case di un certo tipo, che si fanno energetico, diciamo. A livello comunale, possiamo fare gli sgravi fiscali, quelli che ci sono a livello statale. A livello comunale, è previsto qualche incentivo? Sono previsti, o si potrebbero ipotizzare, degli sgravi fiscali sulle tasse locali per le famiglie che devono fare una scelta del genere o no? Attualmente no, ma c'è l'azione del PAES. Il PAES è stato approvato a febbraio, quindi ce l'aveva prima il sindaco, nel bollettino a dicembre troverete anche tutte le azioni che in questi mesi abbiamo iniziato a lavorare, sono 42, un 10-12 abbiamo iniziato a fare dei passetti. C'è un'azione prevista anche su questo tema, e quindi, e anzi, probabilmente il lavoro che faremo insieme di raccolta dei bisogni aiuterà anche il comune a capire dove può andare a incidere per favorire questo tipo di interventi e quale tipologia eventualmente di intervento di regolamentazione o di supporto può dare su questo. Oggi no, specifica no. Ma non c'è niente comunque. No, però l'amministrazione quando ha approvato il PAES l'ha voluta prevedere, quindi da qui in avanti c'è tra le 42 azioni che citavamo anche questo tipo di... Ci sono delle tempistiche, vuol dire questa azione verrà decisa sì. Entro un anno, entro sì. Tre anni? Non me la ricordo adesso perché penso lei possa capire che non posso ricordarmi le tempistiche di tutti, però nel sito ci sono tutte le azioni, in fondo a ogni azione c'è una tabella in cui in alcune abbiamo calcolato anche quanto potenziale di risparmio energetico c'è, quindi abbattimento delle emissioni, quale potrebbe essere l'investimento necessario per raggiungerle. In ognuna c'è scritto il periodo entro quando l'amministrazione vorrebbe riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Alcune azioni hanno l'obiettivo più vicino, altre più impegnative, più lontano, quindi non le so dire adesso la data precisa, ma c'è. Nel sito del comune? No, in santorsosostenibile.it, che è il sito dedicato a tutto ciò di cui stiamo parlando stasera. Ulteriore precisazione, il PAES può beneficiare di ulteriori idee che emergano, non è che sia uno strumento immobile e definitivo. Se vengono elaborate ulteriori idee dal territorio possono essere integrate nella revisione che viene fatta ogni due anni. Ulteriore precisazione, a proposito di, si parlava di finanza locale, noi abbiamo parlato di ESCO, non si esclude ad esempio una sorta di autofinanziamento delle azioni. Questo assolutamente, anzi sarebbe un'avanguardia non da poco. Bene, se non ci sono altri interventi, credo che questa serata sia stata utile intanto a scambiarci delle opinioni, anche voi ci avete dato degli stimoli, peraltro su alcuni
delle idee che stasera sono emesse, ci sono anche delle progettualità in incubazione, diciamo che nelle prossime settimane, magari nei prossimi incontri, ci sarà anche occasione di approfondire, di presentarvi e di proporvi. Vi abbiamo lasciato il questionario, è girato un foglio per raccogliere i vostri contatti, se vi fa piacere lasciarci, noi volentieri vi inviteremo ai prossimi incontri. Se conoscete altre persone che potenzialmente sono interessate a ciò di cui abbiamo parlato stasera, invitatele pure, perché più allarghiamo, credo, la nostra capacità di coinvolgere le persone e più sarà facile arrivare agli obiettivi che ci siamo posti, no? Perché in molte di queste cose abbiamo una dinamica di scala, più famiglie coinvolgiamo e maggiore sarà il beneficio per tutti. Vi invitiamo a venire al prossimo incontro, che come vi abbiamo detto è il 4 di dicembre. Noi ci impegniamo ad organizzarlo al meglio, vi chiediamo di darci una mano però a contribuire a farvi andare bene, quindi a costruire insieme queste cose, e se avete anche nei prossimi giorni suggerimenti, proposte eccetera, c'è un'email attiva che vedono loro, che è progettazione partecipata, giusto? @santorsosostenibile.it, potete scrivergli e magari domani viene un'altra cosa, suggerirgliela, proporla eccetera. Grazie a tutti.